attacchiamo. Attacchiamo, amici. Andiamo all'attacco. Non perché la difesa ci faccia schifo, ma se vuoi fare un salto di qualità, se vuoi andare oltre, ci tocca attaccare. Attacchiamo le nostre emozioni, attacchiamo le nostre limitazioni, attacchiamo le nostre geografie, attacchiamo le nostre malinconie, attacchiamo le nostre mancanze, attacchiamo le nostre dissonanze, attacchiamo i nostri tremori, attacchiamo i nostri dissapori, attacchiamo le nostre consuetudini, le nostre vicissitudini, ma perché farci limitare così? Attacchiamo i nostri confini, attacchiamo i nostri destini, attacchiamo i nostri limiti. Sapete quanti anni sono passati da quando hanno inventato il basket a quando qualcuno ha fatto il primo tiro saltando il jump shot? 40 anni prima che qualcuno decidesse di avere il coraggio di attaccare in modo nuovo, in modo creativo, in modo diverso. Attacchiamo le nostre opinioni, le nostre convinzioni. Ma se andiamo da un medico e la diagnosi è pessima, qual è la prima cosa che facciamo usciti dal medico? Cerchiamo un'altra opinione, poi un'altra opinione, poi un'altra opinione. Ma se andiamo dallo stesso medico e la diagnosi è perfetta, quanti di noi cercano un'altra opinione? Non aspettiamo passivamente, in difesa, che arrivi qualcun altro a farci cambiare opinione, che ci dimostri che le nostre convinzioni erano fottutamente sbagliate. Andiamo noi all'attacco, cracchiamo le nostre opinioni, diventiamo hacker di noi stessi, attacchiamo le nostre abitudini, attacchiamo la nostra giornata. Chi decide la nostra giornata? Chi decide la nostra agenda di ogni giorno? Chi decide cosa è importante e cosa no? E attacchiamo decisi, con convinzione. Nel dubbio, amico mio, attacca. A tornare a difendere, tanto fai sempre in tempo.